Soverato, operazione The Case, eseguite 21 misure cautelari nei confronti di esponenti di una organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle prime ore di questa mattina a Soverato, Guardavalle, Montepaone, Davoli e Catanzaro, i carabinieri del comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, diretta dal procuratore Nicola Gratteri, nei confronti di 21 indagati ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi clandestine, danneggiamento con l'aggravante di aver indotto minorenni a commettere tali reati. Sono destinatari di misura cautelare della detenzione in carcere 11 indagati, mentre altri 10 sono sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. L'indagine diretta dalla Procura distrettuale di Catanzaro è condotta dai carabinieri della Compagnia di Soverato a partire dal 2019, ha consentito di individuare una specifica organizzazione malavitosa dedita alla gestione dell'attività di spaccio di cocaina e marijuana nell'area del Basso Ionio catanzarese con proiezioni nella limitrofa provincia di Reggio Calabria. Le emergenze investigative hanno permesso altresì di ricostruire anche i collegamenti di alcuni degli indagati con i vertici della cosca di 'Ndrangheta Gallace attiva in provincia di Catanzaro con proiezioni nel Lazio, in Toscana e in Lombardia, funzionali al rafforzamento della capacità operativa del sodalizio. Il ruolo di corriere, come si diceva, veniva spesso affidato a insospettabili minorenni che avevano il compito di trasportare lo stupefacente nel soveratese per distribuirlo ai pusher attivi nelle locali piazze di spaccio. Le investigazioni hanno consentito inoltre di censire numerose transazioni economiche operate utilizzando sistemi di pagamento elettronico, oltre che per eludere le investigazioni, anche per sopperire alle restrizioni di movimento dettate dall'emergenza epidemiologica. Attraverso un analitico lavoro di riscontro sulle fonti di prova basato su intercettazioni telefoniche e video, sono state documentate numerose cessioni di sostanze stupefacenti nel territorio di operatività del sodalizio criminale. Per Teleionio, Bruno Cirillo. In questa organizzazione che fa sempre capo alla famiglia Gallace, vediamo sempre più coinvolti dei minorenni nella vendita al dettaglio di droga, in particolare di cocaina. Questo denota sempre la spregiudicatezza delle organizzazioni criminali che pur di guadagnare sono in grado di coinvolgere dei giovani. Si tratta della prosecuzione dell'inchiesta che è stata messa a segno la scorsa settimana per importazione sempre di stupefacenti dalla Sud America. Sì, la settimana scorsa abbiamo parlato di un traffico di droga che proveniva dal Sud America, in particolare dalla Colombia, e si estendeva in mezzo mondo. La stessa organizzazione, la stessa struttura, in questa occasione con i carabinieri delle compagnie di Soverato, nel cooperativo e reparto operativo di Catanzaro, ci siamo occupati della distribuzione della droga in tutta la provincia di Catanzaro. No, non è una novità il coinvolgimento di soggetti minorenni nello spaccio al minuto di sostanza stupefacente, non è una novità. Noi come attività di indagine, come esperienze giudiziarie precedenti, le abbiamo registrate in diversi contesti territoriali, e anche se prevalentemente questa è un'attività, diciamo, che l'utilizzazione di soggetti minorenni avviene soltanto prevalentemente in determinati ambiti. Diciamo, in questo caso il coinvolgimento di minorenni in una struttura di spaccio di sostanza stupefacente che ha dei suoi legami con esponenti di rilievo che gravitano nella cosca Gallace, questo è un elemento caratterizzante della indagine di oggi. Nella associazione che è stata oggetto della misura cautelare eseguita oggi vi è in particolare un soggetto che è stato anche interessato dalla ordinanza di custodia cautelare della scorsa settimana, che ha riguardato la struttura organizzativa dedita all'importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, a conferma di questo legame strettissimo tra
l'attività di importazione della sostanza stupefacente e poi l'attività di smistamento sul territorio della stessa sostanza stupefacente. Questo soggetto, che è il collante tra queste due strutture organizzative, ha strettissimi rapporti con esponenti di vertice di quella organizzazione che tradizionalmente gravitano nel contesto associativo andranghettistico della cosca Gallace. E queste nuove leve facevano valere, erano già pronte a far valere la forza intimidatrice della cosca? Queste nuove leve erano capaci di controllare il traffico, il mercato della sostanza stupefacente, forte di questo legame con la cosca stessa. Questa operazione di oggi ha rappresentato anche la continuazione, diciamo così, dell'intervento, del contrasto sul territorio al traffico di sostanza stupefacente, che è stato oggetto di misure cautelari di precedenti operazioni sempre sullo stesso territorio. Mi riferisco in particolare all'operazione cosiddetta Prisoner Tax, all'operazione Last Generation. L'operazione Prisoner Tax proprio ieri è stata definita con una sentenza di condanna a pene rilevantissime nei confronti di soggetti che sono stati coinvolti anche dalla ordinanza di custodia cautelare eseguita oggi, quindi nell'attività di smistamento. L'attività di smistamento e di traffico di sostanze stupefacenti è proseguita anche nel tempo. Allora, parliamo essenzialmente di marijuana, ma anche di cocaina. E sul territorio sostanzialmente erano organizzati differenti gruppi, ma alla fine questi due gruppi comunque riconducibili al medesimo sodalizio. Un gruppo era quello chiaramente proveniente da Guardavalle, quindi i cosiddetti guardavallesi, essenzialmente dediti al recupero della sostanza stupefacente, all'acquisizione della sostanza stupefacente magari dalle zone del Reggino. E il secondo gruppo invece è quello del Soveratese, che fungeva poi da corriere e con i pusher e collegamenti con i pusher per lo spaccio poi al minuto dello stupefacente nei locali appunto di tutta quanta l'area. Senta, i minorenni provengono da famiglie disagiate? No, non ci risulta questo, insomma. Come si diceva prima, l'attività ha confermato sostanzialmente quello che una tendenza evidentemente ritengo finalizzata essenzialmente alla illusione dei controlli, ritenendo che minorenni possano magari essere meno controllati rispetto a dei soggetti adulti. Di luoghi, come si diceva, luoghi disagiati, perché no, non farei però questa non assimilerei, diciamo, ecco, l'intervento e Chirico, ritengo che sia più da vedersi ecco, nel senso dell'impiego di queste risorse nell'ottica di evitare o quantomeno ritenere che siano inferiori i controlli operati dalle forze di polizia, dai carabinieri in particolare, nei loro confronti. Sì, diciamo che siamo molto attenti allo spaccio di sostanze stupefacenti e dallo spaccio al dettaglio, quindi dallo spaccio quotidiano, siamo riusciti a risalire pian piano con queste varie attività, questa a corollario di altre, appunto arrivare all'organizzazione ai vertici e, come dicevo prima, anche a capire come viene organizzato tutto il sistema di spaccio, che è un sistema molto complesso e che si parte appunto dall'acquisto da parte della cosca di sostanze stupefacenti all'estero e poi spacciarlo fino al comune di Soverato. Ecco, operazione The Keys, perché questo nome in codice? Il nome in codice perché le chiavi del deposito, come depositi venivano utilizzate alcune palazzine disabitate nel comune di Guardavalle, le chiavi del deposito le detenevano solo ed esclusivamente i vertici dell'associazione, proprio per evitare che le forze dell'ordine in qualsiasi modo venissero a conoscenza della presenza della stupefacente in quella palazzina. La cosa più emblematica è il ritrovamento di un bunker all'interno di una palazzina di un affiliato comunque alla cosca Gallace. Tutto questo perché fa capire che questi soggetti, sapendo appunto, conoscendo bene il loro operato,
contro legge, aspettano questo tipo di misure, quindi ordinanze di custodia cautelare, e si preparano a una latitanza. Il bunker era ancora in costruzione, però comunque era quasi pronto, quindi fa capire che il soggetto attendesse una misura e fosse pronto alla latitanza. Vasta operazione congiunta in provincia di Reggio Calabria contro la criminalità organizzata. Un'operazione è stata condotta dalla squadra mobile di Reggio Calabria e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, dal ROS dei Carabinieri, supportato dal Comando Provinciale di Reggio Calabria, dal GICO della Guardia di Finanza di Reggio, insieme allo SCICO, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri, per l'esecuzione di 53 ordinanze cautelari, 44 in carcere e 9 ai domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti indagati a vario titolo per associazione mafiosa, detenzione, porto illegale e ricettazione di armi, estorsioni consumate e tentate, favoreggiamento personale aggravati dalla circostanza del metodo e dall'agevolazione mafiosa, nonché per traffico e cessione di sostanze stupefacenti, prevalentemente marijuana e hashish. La squadra mobile e lo SCO della polizia hanno eseguito 49 misure cautelari, il ROS ed il GICO 4 misure cautelari ed il sequestro di una cooperativa agricola con annessi capannoni industriali e terreni e un'impresa individuale avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola con relativi terreni per un valore stimato in oltre 8 milioni e mezzo di euro. In corso di esecuzione anche numerose perquisizioni. L'operazione scaturisce dalla convergenza investigativa di due attività di indagine, quella condotta dalla squadra mobile denominata Handover e quella svolta dal ROS e dal GICO di Reggio Calabria denominata Pecunia Olet, nei confronti della cosca pesce ramificata sul territorio di Rosarno e in altri comuni della piana di Gioia Tauro, con interessi estesi in ambito nazionale ma anche all'estero. Per Teleionio, Bruno Cirillo. Spaccio di droga sulla costa ionica, 22 condanne e 5 assoluzioni. Pene pesantissime per i capi dell'organizzazione criminale radicata a San Sostene, sgominata dall'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Soverato, denominata Prisoner Tax. Ieri il giudice Filippo Aragona ha pronunciato la sentenza nei confronti degli imputati che hanno scelto la formula del rito abbreviato nell'ambito del processo scaturito dall'inchiesta della DDA di Catanzaro. Carmine e Domenico Procopio, al vertice dell'organizzazione, sono stati condannati rispettivamente a 18 anni e 14 anni e 8 mesi di reclusione, mentre il loro più stretto collaboratore Giuseppe Corapi è stato condannato a 16 anni di reclusione. Condannato a 20 anni di reclusione Domenico Spadea, è stata inflitta la pena a 7 anni di reclusione ad Antonio Arena, Ernesto Bertucci, Salvatore Lioi, Valentina Mongiardo e Maria Caterina Procopio, a 7 anni e 4 mesi per Giuseppe Codispoti e Giovanni Gregoraci. Condannati a 7 anni e 8 mesi di reclusione Matteo Arena, Roberto Ierace e Saverio Spadea. 9 anni di reclusione sono stati inflitti a Carmela Vono e Sergio Scicchitano e 8 ad Aversa Alessandro. Pene più lievi per Raffaele Campagna, Nicol Durante, Francesco Grande, Andrea Mascaro, Vincenzo Pacicca, condannati a 1 anno 8 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 1.800 euro. Per tutti gli imputati è stata esclusa l'aggravante mafiosa. Sono stati assolti Marco Verdiglione, Vincenzo Vasile, Giuseppe Paparo, Edoardo Curcio e Giovanni Longo. L'operazione Prisoner Tax, scattata nel luglio 2019, aveva stroncato un fiorente traffico di droga nel basso Ionio Soveratese, gestito da un sodalizio criminale che aveva come base operativa e logistica il bar Il Treno della Mezzanotte, a San Sostene Superiore, gestito da Valentina Mongiardo e Maria Caterina Procopio. Nel magazzino di pertinenza del bar, infatti, veniva stoccata la droga, acquistata dai grossisti del Regino, prima di essere spacciata nel comprensorio soveratese. Il sodalizio aveva forti legami con le cosche della provincia di Reggio Calabria, in virtù degli storici rapporti intrattenuti sin dai tempi del potente boss Gerardo Procopio. Le indagini avevano infatti svelato la pervasività dell'organizzazione criminale, in costante contatto con le principali consorterie criminali del Regino, sia per l'approvvigionamento della droga, per la consegna del denaro, finalizzati, secondo quanto sostenuto dagli investigatori, per alimentare la bacinella per il sostentamento dei detenuti, da cui il nome dell'operazione.
Un'organizzazione che non si faceva scrupoli di impiegare i minori, spesso usati dagli stessi genitori, come corrieri della droga, o di utilizzare le minacce di ritorsioni fisiche come metodo per persuadere coloro che non saldavano i debiti di droga. Un sodalizio ben strutturato nel quale ricoprivano ruoli apicali anche le donne, pienamente inserite e operative in quanto congiunte o compagne dei capi dell'organizzazione. Per Teleionio, Maria Caterina Sanso. Traffico di droga tra Messina e la Calabria, 10 condanne. Si è concluso con 10 condanne, alcune pesanti, il processo scaturito dall'operazione Scipione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina su un gruppo che spacciava droga che si riforniva dai calabresi di Africo Nuovo. E quanto deciso dal GUP Valeria Curato, la conclusione del giudizio con il rito abbreviato. Questa è la sentenza. Angelo Albarino, 20 anni. Giovanni Bonanno, 8 anni. Fortunato Calabro, 2 anni e 4 mesi. Santo Chiara, 12 anni e 6 mesi. Orazio Famulari, 4 anni e 6 mesi. Costantino Favasuli, 6 anni. Salvatore Favasuli, 10 anni. Stefano Marchese, 7 anni. Giovanni Morabito, 8 anni e 8 mesi. Maria Vissalli, 1 anno e 8 mesi. Pena sospesa. L'operazione Scipione è scattata a marzo 2020 con 19 arresti. All'udienza preliminare una parte ha deciso di procedere con il rito ordinario e un'altra ha scelto la strada dell'abbreviato. Le indagini dei carabinieri sono state avviate a seguito di un episodio avvenuto il 27 settembre 2016, quando ignoti avevano esploso alcuni colpi di fucile contro uno dei tavolini in un bar di Viale Regina Margherita, dove erano seduti tre degli indagati dell'operazione che non furono raggiunti dai proiettili. Intercettazioni e appostamenti hanno fatto emergere l'esistenza di un gruppo che riforniva di droga dai calabresi che assicuravano la consegna a domicilio, su base settimanale, di carichi di cocaina e marijuana che venivano poi destinate alle principali piazze di spaccio della città. Nella ricostruzione dei fatti un contributo è arrivato anche dai collaboratori di giustizia. Operazione mezzo servizio. Dal 2005, pur percependo lo stipendio, non si era mai recato in servizio. Oggi militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro, diretta dal procuratore Nicola Gratteri, hanno proceduto con la notifica nei confronti di 7 dipendenti dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio di Catanzaro dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in relazione ad un'attività investigativa in materia di assenteismo dei dipendenti pubblici. Le indagini dirette dal sostituto procuratore Domenico Assumma con il coordinamento del procuratore aggiunto Giancarlo Novelli e del procuratore della Repubblica Nicola Gratteri hanno condotto all'iscrizione a vario titolo di 7 soggetti, dipendenti, funzionari e dirigenti dell'ospedale cittadino, sul registro degli indagati in relazione ai delitti di abuso d'ufficio falso ed estorsione aggravata. Gli accertamenti del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, svolti nel più ampio contesto di una serie di approfondimenti sulle condotte assenteistiche dei pubblici dipendenti, hanno consentito di rilevare che un dipendente già organico dell'azienda nel 2005 era stato assegnato al centro operativo emergenza incendi. Tuttavia, per quanto ricostruito attraverso l'esame dei tabulati di presenza, dei turni di servizio e delle testimonianze di alcuni suoi colleghi superiori, il dipendente, pur percependo regolarmente la retribuzione per più di 538.000 euro complessivi, per oltre 15 anni non si era mai recato in servizio. Per raggiungere il suo illecito obiettivo, peraltro, l'uomo aveva fatto ricorso anche a condotte estorsive perpetrate per mezzo di altri soggetti nei confronti dei propri superiori. Ciò avveniva per esempio nel 2005, quando, secondo quanto ricostruito dalle indagini, una persona molto distinta, si legge, si introduceva senza preavviso nell'ufficio del responsabile, oggi in congedo ed estraneo alle indagini, e operando velate ma inequivocabili minacce sull'incolumità sua e dei suoi familiari, costringeva a soprassedere dalle segnalazioni disciplinari nei confronti del dipendente assenteista. Successivamente al pensionamento del responsabile, le condotte assenteiste del dipendente proseguivano indisturbate, in quanto i due dirigenti pro tempore dell'ufficio, tutti indagati in concorso per abuso d'ufficio, omettevano di adempiere ai controlli sull'effettiva presenza in servizio del dipendente, consentendogli di fatto di proseguire nel suo reiterato assenteismo. Nel luglio del 2020, allorquando sono iniziati gli approfondimenti investigativi da parte della Guardia di Finanza, anche attraverso l'analisi dei tabulati telefonici degli ultimi 2 anni dell'indagato, l'azienda ha avviato un primo procedimento disciplinare nei confronti del dipendente, affidato ad un'apposita commissione composta da ulteriori indagati.
Tale organo commissariale, tuttavia, a fronte della palese condotta assenteista del dipendente, concludeva per l'insussistenza della possibilità di avanzare un addebito disciplinare nei suoi confronti. Per tale ragione i due sono stati iscritti nel registro degli indagati per il reato di falso in atto pubblico e abuso d'ufficio. Successivamente all'archiviazione del primo procedimento disciplinare, la direzione aziendale del nosocomio di Catanzaro ne promuoveva un secondo che si concludeva invece nel mese di ottobre 2020 con il licenziamento senza preavviso del dipendente. Per Teleionio, Bruno Cirillo. Perseguitava l'ex moglie. La parola passa al GUP. Il sostituto procuratore Francesca Del Cogliano ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di un dipendente pubblico di 52 anni residente nel Soveratese e accusato di stalking e lesioni personali nei confronti dell'ex moglie. Secondo la ricostruzione della pubblica accusa, la donna avrebbe vissuto un incubo durato quasi 5 anni, dal giorno della separazione nel 2015 fino al 2020, quando ha trovato il coraggio di denunciare alle forze dell'ordine. Il capo di imputazione ricostruisce i fatti contestati all'indagato, che avrebbe controllato e pedinato la sua ex in modo ossessivo, tanto da cagionarle uno stato di ansia e farle temere per la propria vita e per quella della sua famiglia. Stando alla ricostruzione del PM, le minacce e le offese avrebbero riguardato anche gli amici e i conoscenti della donna. Addirittura anche il padre dell'ex sarebbe rimasto vittima di un'aggressione. In una circostanza l'uomo avrebbe sferrato un forte schiaffo alla sua ex, afferrandola per il collo come a volerla soffocare, provocando le lesioni personali consistiti in uno stato di ansia e un trauma contusivo cervico-zigomatico, giudicati guaribili in 10 giorni. Il 52enne era stato arrestato dai carabinieri ad ottobre dell'anno scorso, colto in flagranza di reato mentre stava aggredendo l'ex compagna. Il GIP successivamente non convalidò l'arresto, ma dispose la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna. Doveva stare a debita distanza dai luoghi da lei abitualmente frequentati. Era stata l'ex moglie, difesa dall'avvocato Anna Marziano, a contattare la compagnia dei carabinieri di Soverato, denunciando di essere stata minacciata di morte dal suo ex compagno, che stava anche per aggredirla. I militari del nucleo operativo radiomobile e della stazione di Soverato, intervenuti tempestivamente, sono riusciti ad evitare il peggio. La parola passa al GUP del Tribunale di Catanzaro, che nell'udienza del 10 giugno, dopo aver sentito la difesa, deciderà se rinviare o meno l'imputato a giudizio. Per Teleionio, Maria Caterina Sanso. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Operazione dei carabinieri della compagnia di Tauria Nova. Intensi nel corso del fine settimana i servizi di controllo del territorio svolti dai carabinieri della compagnia di Tauria Nova per prevenire e reprimere i reati e gli illeciti in genere, con particolare attenzione alla criminalità predatoria, oltre che al fine di garantire il rispetto della normativa di contenimento dell'epidemia da Covid-19, soprattutto in questo delicato periodo in cui non bisogna sottovalutare l'aumento dei contagi. In tale quadro si inserisce l'attenta attività investigativa svolta in sinergia tra i carabinieri della stazione di Tauria Nova e gli agenti del commissariato di Polistena, a seguito della quale hanno arrestato in flagranza per furto aggravato e continuato 3 donne di nazionalità rumena residente a Reggio Calabria, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Nello specifico, gli operanti erano intervenuti all'interno di un noto centro commerciale dopo essersi accorti di un'animata discussione in atto tra le donne e altre addette alla vendita, e posti in essere gli immediati accertamenti per far luce su quanto accaduto, hanno potuto riscontrare di come le medesime si erano rese autrici del furto, avendo asportato con destrezza all'interno dell'esercizio commerciale 30 di capi d'abbigliamento, danneggiando il dispositivo antitaccheggio. A seguito di controllo all'autovettura in uso alle stesse, gli inquirenti hanno inoltre rinvenuto oltre 100 prodotti cosmetici di bellezza e igiene che, sulla scorta di quanto emerso da attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza, risultavano essere rubati nelle ore precedenti dalle stesse donne presso un altro esercizio commerciale a San Ferdinando. Una trasferta criminale, quindi, quella ingegnata dalle 3 protagoniste nella piana di Gioia Tauro, rivelatesi abili nel sottrarre prodotti anche costosi all'interno di negozi, nonostante l'obbligo di dimora cui erano sottoposte presso il comune di Reggio Calabria, non conclusesi grazie al tempestivo intervento dei militari. Le donne sono state ristrette ai domiciliari in attesa di giudizio di convalida presso il tribunale di Palmi, mentre la refoltiva dal valore di circa 1.500 euro è stata sequestrata per la successiva restituzione ai proprietari. Condannato all'ergastolo per 2 omicidi, arrestato Francesco Patitucci nel Cosentino.
È stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Cosenza, diretti da Fabio Catalano, il 60enne Francesco Patitucci. L'uomo 4 giorni fa è stato condannato all'ergastolo dai giudici della Corte d'Assise perché è ritenuto responsabile del duplice omicidio di Marcello Gigliotti e Francesco Lenti, avvenuto nel 1986 a Rende. Patitucci è stato bloccato a Montalto mentre era al lavoro in esecuzione di una misura cautelare emessa dalla Corte d'Assise di Cosenza, su richiesta del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, dell'aggiunto Vincenzo Capomolla e del pubblico ministero antimafia Vito Valerio. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Tribunale di Salerno, De Magistris condannato a pagare le spese dell'appello proposto contro Murone. Il Tribunale di Salerno, prima sezione penale, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 9 aprile 2021, ha condannato Luigi De Magistris al pagamento delle spese processuali, si legge in una nota, del grado di appello a seguito dell'annullamento senza rinvio operato dalla Suprema Corte della sentenza della Corte di Appello di Salerno, che aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti del dottore Salvatore Murone. I giudici di Salerno, richiesti di decidere sull'istanza avanzata dall'avvocato Mario Murone, difensore del dottor Murone, di condanne di De Magistris alle spese sostenute in grado di appello, hanno affermato, si legge ancora nella nota, che si ritiene che la richiesta formulata vada accolta, atteso che la sentenza emessa in grado di appello di estinzione del reato per prescrizione è stata annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione e divenuta pertanto definitiva la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto emessa in primo grado. Nella motivazione del provvedimento si legge: ci sono alcune cose chiare delle quali non si può scappare. Il fatto storico è ricostruito in via definitiva. La Cassazione non può entrare nel fatto. La sentenza della Corte d'Appello di Salerno, in cui si parla di condotte seppur prescritte di abuso d'ufficio, quindi di sottrazione illecite delle inchieste Guainotte e Poseidone, al fine di danneggiarmi e avvantaggiare gli indagati, è un fatto storico acclarato e la storia non può essere cambiata, qualunque sia la motivazione della Corte di Cassazione. Il Tribunale di Salerno ha chiarito che l'appello proposto dalla parte civile, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, era inammissibile. Da qui la condanna del sindaco di Napoli. Presunti maltrattamenti al San Francesco Hospital, PM chiede rinvio a giudizio per 15 persone. Sono 15 le richieste di rinvio a giudizio per il procedimento relativo all'indagine riguardanti presunti maltrattamenti agli ospiti del San Francesco Hospital di Settingiano. Il pubblico ministero Veronica Calcagno le ha ribadite al termine della requisitoria davanti al GUP di Catanzaro. In tutto, in realtà, sono 17 gli indagati, ma due posizioni, quelle di Concetta Scarfone e Marco Rocca, sono state stralciate per difetti formali. Le accuse sono diverse, si va dai maltrattamenti alle lesioni personali colpose, dal sequestro di persona alla falsità ideologica. Ecco i nomi dei 15 che, secondo il pubblico ministero, dovrebbero andare a giudizio: Marco Moroso, Giuseppe Bonifacio, Rita Cerminara, Anna Iannoccari, Antonio Massara, Antonio Munizza, Antonio Papuzzo, Luca Pilato, Antonio Rotella, Maria Teresa Lucia Pontieri, Luca Scardamaglia, Caterina Serratore, Etleva Ramagi, Antonio Lagrotteria, Francesco Voci. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Ufficio tecnico di Badolato, Fari sulla nomina di Mirarchi. Dopo il clamoroso caso dei climatizzatori della caserma dei Carabinieri montati direttamente dall'assessore nonché responsabile dell'area tecnica Antonio Callelli, l'ex gruppo di minoranza Badolato Rinasce e torna all'attacco dell'ufficio tecnico del comune. Questa volta nel mirino finisce il tecnico che sta svolgendo funzioni di responsabile del procedimento, Vincenzo Mirarchi, che è anche il sindaco del vicino comune di Isca. La sua presenza viene definita un'anomalia dall'ex minoranza, una delle tante che in questi anni avrebbero contrassegnato la gestione dell'ufficio tecnico. Il fatto che dopo quella sconcertante vicenda nulla sia cambiato, afferma Badolato Rinasce, riferendosi alla vicenda dei climatizzatori, visto che l'assessore protagonista di quella vicenda è ancora lì a occuparsi di appalti, mostra lo stato di degrado morale in cui è sprofondato Badolato e lo sfacelo amministrativo in atto. È in questo quadro che l'ex minoranza segnala la presunta anomalia, domandandosi a che titolo alcuni tecnici vengano chiamati a lavorare a spese dei cittadini in supporto agli uffici. I dubbi riguardano l'idoneità del tecnico a ricoprire l'incarico a Badolato. Nel caso di specie, ha fatto notare l'ex minoranza, notiamo che l'assunzione di questo tecnico arriva da una graduatoria concorsuale del comune di Girifalco.
Come chiunque può appurare dando un'occhiata all'albo pretorio online, egli firma le determine di area tecnica qualificandosi come ingegnere e nella qualità di RUP, ma siamo curiosi di capire se, in base alla normativa vigente, egli abbia titolo per ricoprire tale incarico a Badolato. A supporto dei dubbi espressi sulla nomina di Mirarchi, Badolato Rinasce cita la normativa anticorruzione di riferimento che, a proposito dei requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori, parla di anzianità di servizio ed esperienza di almeno 3 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. Ora, il tecnico in questione è in possesso di tali requisiti? Domanda l'ex minoranza. Ciò, oltre a essere violazione di norme e linee guida, sarebbe anche in contrasto con il codice deontologico della professione. Sempre che di professione si possa parlare, però, notiamo di fatto che i 3 anni di esperienza vengono richiesti per soggetti in possesso di laurea triennale, che a quanto pare è titolo di studio in possesso del tecnico in oggetto. E se così incalza Badolato Rinasce, a questo punto vorremmo capire per quale motivo il tecnico stesso firmi i suoi atti nella qualità di ingegnere, nonostante sull'Albo Nazionale degli Ingegneri il suo nominativo non esista, per cui si suppone non abbia fatto o superato il relativo esame di Stato e non sia nelle condizioni di fregiarsi di questo titolo. Speriamo sia una svista, perché diversamente sarebbe gravissimo. Per Teleionio, Maria Caterina Sanso. Commemorazione a Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio. Si è svolta nel pomeriggio di ieri a Sant'Andrea Apostolo dello Ionio una sentita cerimonia di commemorazione della guardia del disciolto corpo di pubblica sicurezza Andrea Campagna, caduto a 25 anni, vittima del terrorismo nell'adempimento del dovere il 19 aprile 1979 a Milano. Il questore della provincia di Catanzaro, Mario Finocchiaro, alla presenza il fratello Maurizio Campagna, accompagnato da alcuni familiari del sindaco della città Nicola Ramogida, di colleghi, rappresentanti dell'ANPS e delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato di Catanzaro, nonché di militari, rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri e di cittadini, ha deposto un cuscino di fiori alla tomba del caduto da parte del capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Lamberto Giannini. Successivamente, presso la Chiesa Madre, è stata celebrata una messa in suffragio di Andrea Campagna, concelebrata dal parroco Don Francesco Palaia e dal cappellano della Polizia di Stato Don Biagio Maimone, al termine della quale il sindaco, a nome di tutta la comunità di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, ha espresso l'orgoglio della città ad annoverare Andrea Campagna, simbolo di legalità, tra i suoi cittadini più illustri, mentre il questore, ricordando la figura del caduto e le circostanze della morte, sottolineando il valore del servizio prestato e dell'esempio che con il suo sacrificio ha consegnato ai colleghi e alla società. La commemorazione di oggi, spiego in una nota, ha reso il doveroso e sentito omaggio a un poliziotto partito dalla Calabria giovanissimo che ha sacrificato la sua vita nell'adempimento del dovere. Permane alto il livello di guardia del coronavirus nelle preserre. Presso la struttura della scuola media di Chiaravalle sono stati eseguiti una serie di tamponi molecolari dopo che un alunno è risultato positivo al tampone rapido. Sentiamo in merito il sindaco di San Vito, Antonio Tino, e il collega Domenico Donato. A San Vito al momento abbiamo 13 positivi, di cui uno dubbio ed è il motivo anche di questo screening che stiamo facendo sulla scuola. Quindi speriamo che risultino tutti negativi per poter riaprire subito la scuola. Per il resto sembra circoscritta quello che era il focolaio iniziale di 12 positivi e speriamo che a breve arriveranno le prime guarigioni. Sì, abbiamo chiuso scuola settimana scorsa proprio per questo motivo, per questa positività incerta, ma comunque una positività, e quindi onde evitare altri problemi abbiamo preferito chiudere e fare uno screening su tutti quanti i ragazzi della classe interessata, così da poter far rientrare tutti quanti gli alunni in sicurezza a scuola. L'essere qui oggi ci fa capire che non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Noi ci troviamo oggi alla scuola media di Chiaravalle, dove c'è un caso di positività di una professoressa, e stiamo facendo questo screening alla classe interessata di Chiaravalle e di San Vito. La situazione non è certamente delle migliori, basta vedere quello che sta succedendo nei comuni vicinori. Abbiamo comuni che sono ancora zona rossa. Noi a Chiaravalle stiamo scendendo notevolmente di positivi, però
e una situazione familiare che ci permette di poter arrivare a questi numeri, che potrebbero da un momento all'altro aumentare. Ne sta sempre solo a tutti quanti noi continuare a capire che il momento è drammatico. La notizia proprio di ieri da parte della microbiologia di Catanzaro, che si parla ormai anche in Calabria e quindi anche nei nostri territori, io sono qui a dire proprio anche a Chiaravalle, si parla di variante inglese, quindi di un virus che si trasmette con una velocità impressionante, dove entra nelle famiglie e li estermina, perché questo oggi è il risultato che noi già constatavamo con i casi di positività che avevamo. È chiaro che continuo sempre a dire a tutti i cittadini di continuare a fare attenzione, perché l'unico modo per poter uscire è il vaccino. Solo facendo il vaccino si può riuscire ad uscire da questa situazione drammatica. E noi siamo oltre 20 positivi ad oggi, e sono dei numeri che possono andare a diminuire, perché come dicevo sono numeri che interessano solo due o tre nuclei familiari, però questo è un continuo, perché noi oggi siamo qui, stiamo facendo quasi 70 tamponi, è un numero che può aumentare, non dobbiamo pensare ai numeri, che possono essere questi quelli che possono darci la tranquillità, non abbiamo positivi, possiamo stare tranquilli, no, non è questo. I positivi molto probabilmente sono limitati per l'azione che stiamo facendo noi sindaci, che stiamo continuando a tenere il territorio sotto attenzione, che teniamo le persone in isolamento fiduciario in casa, che cerchiamo di far fare i tamponi, che non ci limitiamo nelle nostre attività. Un anno sì di Covid che non ci ha sfiancato, che non ci ha stancati, perché continuiamo a prestare massima attenzione. Noi abbiamo decine e decine di persone in casa in attesa di fare il tampone, e nel caso di positività questo limita terribilmente, formalmente, tutta la positività che si potrebbe trasmettere nel territorio. Quindi continuo a dirlo, non devono essere i numeri quelli che ci devono far capire che dobbiamo stare tranquilli. Un'altra new entry scende in campo a sostegno del progetto politico Ripensiamo Chiaravalle. Si arricchisce il puzzle delle candidature nella compagine politica guidata dal sindaco Mimmo Donato per le prossime consultazioni elettorali, che si terranno molto probabilmente nel prossimo autunno. Dopo l'ingresso dei due giovani Cesare Pileggi e Marzia Sanzo, a scendere in campo un altro volto nuovo, un'altra giovane, un'altra quota rosa, si tratta di Isabella De Masi, giovane stimata imprenditrice chiaravallese che sicuramente contribuirà a portare nuova linfa alla lista capeggiata dal sindaco Donato. Lo stesso primo cittadino a darne notizia dopo l'incontro tenutosi domenica 18 con il resto dei componenti della squadra di Ripensiamo Chiaravalle. Si sta definendo così, secondo le aspettative, la linea tracciata dal sindaco Donato, una strategia che si muove sulle orme della precedente esperienza elettorale. Subito attivi sul programma elettorale, ci tiene a rimarcare il sindaco Donato, in maniera tale da essere pronti per l'imminente scadenza elettorale. Il sindaco in prima persona ne prende atto con compiacimento, consapevole del valore aggiunto che la De Masi porterà alla lista. Stallettisi dimette Maurizio Torchia da consigliere comunale. Non posso continuare a seguire l'attività amministrativa, ma soprattutto dedicarmi a creare progetti e proposte. Questo è il senso della decisione di Maurizio Torchia di dimettersi dalla carica di consigliere comunale dalla maggioranza del sindaco Alfonso Mercurio. Una decisione comunque ponderata e motivata attraverso un post su Facebook che esordisce: amici tutti che mi siete stati vicino in questa esperienza amministrativa, i consiglieri comunali, il caro sindaco ed il caro vice, è con rammarico che oggi vi comunico che mi dimetto dalla carica di consigliere comunale. Una lettera che comunque sottolineava la volontà di presentare tali dimissioni dopo la conferenza stampa sulla vicenda delle presunte case di Caminia. Come condivisione di tutti i procedimenti avviati, anzi lo stesso nel post sottolinea: non abbiamo colpe e responsabilità, ma l'onere di portare l'iter amministrativo imposto da altri enti. Per capire le motivazioni di tale decisione lo abbiamo contattato. Lo stesso ci ha sottolineato che gli impegni del suo lavoro non gli consentono la disponibilità di partecipare alle varie riunioni per consigli, ma soprattutto l'organizzazione e dei tempi per predisporre iniziative e progetti. Una decisione comunque sofferta, per come lo stesso evidenzia nel post su Facebook, augurandosi che vengano portati avanti i progetti intrapresi nel corso di questi anni. Comunque la lettera di dimissioni sarà formalizzata nei prossimi giorni al protocollo del Palazzo Comunale. Subito dopo, secondo la normativa che prevede la convocazione del Consiglio Comunale, entro 10 giorni per la surroga. Emerge comunque un problema: la lista che sosteneva il sindaco Alfonso Mercurio è composta solo da 8 elementi, per cui la surroga sarà effettuata con il primo dei non eletti della lista arrivata seconda, quella del candidato a sindaco Concetta Stanizzi, per cui sarà Domenico Maio.
Commenti a caldo arrivano dal sindaco Alfonso Mercurio, che sottolinea che anche in passato lo stesso Maurizio Tortia aveva espresso tale volontà dovuta a impegni di lavoro. Comunque ad oggi le dimissioni non sono state protocollate. Tra l'altro auspica un confronto ed un dialogo prima che le dimissioni siano presentate ed irrevocabili. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. San Nicola da Crissa, l'incendio del centro di stoccaggio causa problemi alle aziende dell'area industriale. Rogo all'impianto di rifiuti, inizia la conta dei danni. I vigili del fuoco di Vibo Valentia hanno lavorato anche ieri per spegnere il devastante incendio divampato venerdì al centro di stoccaggio rifiuti della cooperativa Stella del Sud, ubicato nella zona industriale di San Nicola da Crissa. La struttura è stata completamente distrutta e con essa sono andati in fumo i 30 posti di lavoro che dava ai suoi dipendenti, sia di San Nicola che di Vallelonga. Un dramma dunque per 30 famiglie, in molti casi monoreddito, nonché per le decine di giovani che avevano trovato nel centro la possibilità di non emigrare. Era quindi una realtà importante per il comprensorio. La cooperativa, come già spiegato da Pasquale Fera, esponente di rilievo della Stella del Sud, aveva in mente di ampliare l'attività di stoccaggio, assicurando nuove opportunità lavorative. Purtroppo tutto è letteralmente sfumato. Ci si sta già impegnando però affinché si prepari la rinascita. Nel frattempo è cominciata la conta dei danni anche nell'intera zona industriale. La combustione delle 3.000 balle di rifiuti, soprattutto plastica, che il centro stava trattando, ha sprigionato diossina, ragion per cui sono a rischio le coltivazioni site entro una determinata distanza. Per riprendere l'attività molti proprietari dovranno bonificare i fondi. La diossina inoltre sta pregiudicando la riapertura immediata di molte aziende. Danni inoltre per l'azienda di Antonio Bellissimo, limitrofa al centro andato a fuoco. Esprimo tutta la mia solidarietà alla cooperativa, al presidente, ai soci e ai lavoratori. Quanto alla mia struttura, essa è stata danneggiata, ha spiegato Bellissimo, a causa di un muro del centro di stoccaggio crollatole addosso e seguito dall'incendio. Per fortuna l'azienda non è stata raggiunta dalle fiamme e per questo tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato a salvarla, i vigili del fuoco, i carabinieri, i miei figli, i miei amici e conoscenti. In particolare provvidenziale è stato l'aiuto della ditta Pasceri SAS nella persona di Mario Pasceri, che si è prontamente adoperato con un suo grosso escavatore a rimuovere le balle di rifiuti del centro, site al confine con la mia attività.